Purtroppo uno dei nostri, come dire, relatori a distanza ci ha scritto ieri sera che per problemi familiari non poteva partecipare, quindi lasciamo la parola a Mara Sorrentino della Biblioteca Gamorrandiana di Rimini, che ci parlerà di indicizzazione per soggetto di fotografie e cartoline alla Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, e il titolo principale che ho letto dopo è Dal Thesaurus locale al nuovo soggettario. Ringrazio. Siccome non avevo gli occhiali, ho lasciato la prima parte, dopo mi sono ripresa. Ringrazio le organizzatrici per aver dato alla Biblioteca Gambalunga la possibilità di portare la nostra esperienza nella catalogazione del materiale fotografico e delle cartoline. Sappiamo che in passato le cartoline e le fotografie rientravano nel cosiddetto materiale minore, insieme ai manifesti, alle locandine. Era appunto un materiale che, essendo diverso come forma dalla forma tradizionale del libro e del periodico, appunto rientrava in questa edizione. Nel corso del tempo, si è riconosciuto l'importanza per la trasmissione della conoscenza in quanto beni culturali, anche di fotografie e cartoline, si è passati all'edizione di no, non-book materials fino all'edizione più recente di risorse non librarie, grazie anche agli studi di Mauro Guerini. La Biblioteca Gambalunga ha dimostrato un interesse nei confronti della fotografia già negli anni 70. Nel 74 viene infatti riordinata il nucleo originario, costituito da circa 40.000 fotografie. Nasce quindi l'archivio fotografico, che è uno dei servizi della Biblioteca Gambalunga, archivio che oggi conserva oltre 1,5 milioni di immagini fotografiche tra stampe, negativi e immagini digitali native. La difficoltà che si è incontrati nel catalogare le fotografie è sicuramente la difficoltà maggiore è quella di riconoscere il soggetto rappresentato, il personaggio, l'evento, il luogo, perché non sempre sulla fotografia, sul recto, sul verso, ci sono delle indicazioni che aiutano a identificare l'argomento. La situazione si complica se ci troviamo di fronte alla fotografia contemporanea. Per l'indicizzazione del materiale librario e periodico, nel 2008 la Biblioteca Gambalunga, il polo romagnolo, il polo di cui fa parte la biblioteca, il polo RAV, ha iniziato a impiegare il nuovo soggettario di Firenze, che viene importato, la struttura del Thesaurus viene importato direttamente nel catalogo. Inizialmente sono rimasti fuori materiali grafici per volontà della Regione, dell'IBC, dell'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Si era voluto mantenere distinto l'authority file dei soggetti delle immagini in un soggettario immagini. Oggi anche il materiale grafico viene soggettato con il nuovo soggettario. E il nuovo soggettario ha questa caratteristica dell'adattabilità, per cui permette anche l'indicizzazione, come vedete, delle fotografie nelle definizioni che trovate anche nella guida. E un'altra difficoltà che ha il catalogatore è capire quello che ha di fronte, soprattutto nel caso di raccolte iconografiche, cioè se adottare un sistema bibliotecnico oppure archivistico. Se siamo di fronte ad una raccolta dove i documenti hanno un nesso fra di loro, oppure sono delle serie che sono cosiddette fittizie, cioè non c'è un legame fra i documenti, ma parliamo di collezioni. E oggi abbiamo portato entrambi gli esempi. Cominciamo con il primo esempio, che è un archivio fotografico, l'archivio fotografico del Centro Educativo Italo-Svizzero, che raccoglie oltre 16.000 immagini relative alle origini del CEIS. Il CEIS è diciamo una scuola tuttora esistente che riunisce la scuola materna e la scuola elementare, che viene fondato nel 1946 da un'educatrice svizzera, Margherita Zebeli.
Margherita Zebel viene inviata dal soccorso operaio svizzero in aiuto alla popolazione riminese, l'80% delle case era stata distrutta, e fonda un asilo svizzero, chiamato poi Centro Educativo Italo-Svizzero. Il software utilizzato per la catalogazione è Sebina Next, che è il software in uso in quasi 700 biblioteche dell'Emilia-Romagna. L'archivio fotografico del CES entra in Biblioteca Gambalunga come deposito insieme ad un altro nucleo correlato, che è l'archivio delle carte, l'archivio personale di Margherita Zebeli, tutto questo all'interno di un complesso archivistico che abbiamo chiamato Fondo CEIS. Sulla notizia superiore del Fondo CEIS abbiamo creato dei soggetti attraverso l'uso del nuovo soggettario, quindi con le regole sintattiche del nuovo soggettario, proprio per esprimere l'importanza nel settore educativo di questo fondo. All'indicizzazione semantica abbiamo aggiunto anche l'indicizzazione per classificazione decimale di UI, quindi il numero 370 che è relativo all'educazione, con l'aggiunta della tavola 2 per le aree geografiche per esprimere Rimini. L'indicizzazione semantica attraverso, quindi la soggettazione attraverso il numero decimale di UI, ha uno scopo ben preciso nel nostro catalogo scoprirete il catalogo delle biblioteche di Romagna e di San Marino, quello di andare a incrementare quindi tutti i termini che noi andiamo a inserire nella soggettazione all'interno del descrittore di UI, vanno a incrementare la nuvoletta dei tag, che sono appunto quei termini che servono per raffinare, per navigare navigare tra le informazioni. Vedete, la catalogazione ha una struttura d'albero, per cui abbiamo creato una notizia superiore a cui è collegato l'archivio fotografico e l'archivio delle carte, con due soggetti produttori distinti: per l'archivio delle carte Margherita Zebeli, per l'archivio fotografico e l'ente CEIS. Sono state mantenute le serie originali proprio perché parliamo di archivio e non di collezione. Un appunto sul numero di UI: in questo caso la UI non ha come scopo quello di localizzare un documento, ma serve per dare un'ulteriore indicizzazione, a dare un ulteriore accesso semantico, perché i descrittori di UI servono appunto ad incrementare la nuvoletta dei tag in scoprirete. Per la catalogazione, per mantenere, diciamo, le serie originali, abbiamo deciso di adottare un tipo di catalogazioni per gruppi di immagini. Questo soprattutto, per esempio, nel caso degli album fotografici. Anche la BNCF utilizza come metodo di catalogazione la catalogazione a gruppi, che serve a creare, nel nostro caso, delle mini gallerie nel catalogo scoprirete. La catalogazione a gruppi richiederebbe un soggetto molto molto generico, che comprende tutti i soggetti delle singole fotografie. Noi abbiamo deciso, anche per soddisfare le esigenze della nostra utenza, di adottare un tipo di soggettazione cosiddetta spinta, cioè di creare dei soggetti particolari in modo tale da inserire nel legame al soggetto particolare il numero della foto a cui fa riferimento. Le didascalie delle immagini sono state invece create attraverso l'uso del linguaggio naturale, quindi a compensare l'indicizzazione per soggetto. E ogni elemento che noi andiamo a inserire nella didascalia è indicizzabile e quindi è ricercabile nel catalogo scoprirete. Per fare la ricerca all'interno dell'archivio CEIS è possibile entrare nel catalogo scoprirete, andare nella ricerca avanzata e cercare all'interno della grafica per soggetto, anche per termini di soggetto. Oppure, altra possibilità che noi abbiamo dato all'utente meno esperto nel fare le ricerche nel catalogo, è quello di cliccare su questa voce link
e di entrare in una pagina, nella pagina web della Biblioteca Gambalunga dedicata all'archivio fotografico del CEIS. Si può entrare anche direttamente nell'archivio fotografico, cliccare su fondi iconografici e lì troverete i fondi catalogati. In questa pagina, che contiene video, materiali di approfondimento, articoli che riguardano l'archivio fotografico del CEIS, appunto, abbiamo creato dei link tematici. Questi link servono ad entrare direttamente nelle gallerie di Scoprirete. E quindi trovate appunto le descrizioni delle serie, cliccando sul link si entra in queste mini gallerie. Ogni immagine cliccabile può essere ingrandita e le immagini sono a bassa risoluzione e hanno la filigrana in base alle disposizioni e alla normativa ICCD. Abbiamo detto che l'archivio fotografico del CES è un vero e proprio archivio, quindi con dei nessi tra i documenti, per cui abbiamo deciso di caricare, quindi cliccando su questo link è possibile anche entrare e visualizzare l'inventario originale dell'archivio fotografico e scaricabile anche in formato PDF. Un'altra tipologia è la collezione. La collezione, quindi collezione e archivio, sono entrambe tipologie di raccolte che possono essere compresenti in una biblioteca. La collezione Fausto Mauri è una collezione di circa 4.000 cartoline, entrata in biblioteca nel 2021 grazie ad un bando del MIC. Non ci sono nessi fra documenti, però abbiamo rispettato la volontà del collezionista di dividere il materiale in base a dei temi già individuati da lui in queste scatole e questi temi sono stati creati, queste serie fittizie sono stati creati come titoli A, proprio per sfruttare la struttura FRBR del catalogo Scoprirete. Le serie e le sottoserie sono indicate tra parentesi quadre proprio perché sono state inventate diciamo, dal catalogatore. Cliccando su link, anche qui si entra nella pagina web della biblioteca dedicata alla collezione Mauri, anche qui trovate dei link tematici cliccabili, per esempio si entra nel link chiese, e trovate anche qui delle didascalie che sono state compilate redatte con il linguaggio naturale con molte informazioni. Diciamo che queste didascalie vanno a descrivere quello che è l'item, perché qui indichiamo l'autore, l'editore e se la cartolina è viaggiata o non viaggiata, la tecnica, la data e tutto quello che riusciamo, tutte le informazioni che riusciamo a reperire. Anche qui abbiamo adottato un'indicizzazione spinta, i soggetti sono, come vedete, diversi perché il nuovo soggettario permette, nel caso della grafica, per il principio di esaustività, di creare più soggetti, quindi soggetti particolari con l'indicazione delle immagini all'interno della galleria a cui fanno riferimento. E attraverso il thesaurus del nuovo soggettario è possibile estrapolare anche un tesauro locale romagnolo. E noi ci abbiamo provato creando delle faccette, delle etichette di nodo come chiese Rimini, in modo da raggruppare tutte le chiese riminesi. Prima il vecchio soggettario dava la possibilità di creare dei soggetti locali usando delle voci di raggruppamento, chiese, ora in questa, diciamo che questo modo, questa costruzione delle stringhe è stata sostituita adottando delle relazioni fra i termini, per cui chiese di Rimini diventa l'etichetta di nodo, Broder Term chiese con i narrower term che sono tutte le singole chiese sottostanti. Il lavoro è tanto da fare perché stiamo ancora lavorando sulla bonifica dei soggetti immagine e in modo che diventino e che assumano lo stesso linguaggio, la
stessa struttura sintattica dei soggetti creati con il nuovo soggettario di Firenze. Quindi vedete che qui c'è la voce di raggruppamento chiese che non c'è qui perché è stata creata questa struttura relazionale che è propria del nuovo soggettario. Questo sistema è stato adottato anche per le voci biografiche locali, per cui Margherita Zebili è collegata a pedagogisti Albero del Tempo, pedagogisti romagnoli. E concludo dicendo che l'indicizzazione semantica di fotografie e cartoline è, diciamo che è importante, insomma, valorizzare questo materiale. E per l'indicizzazione è stato adottato appunto il nuovo soggettario di Firenze con la possibilità di estrapolare un nuovo tesauro locale. È stata adottata l'indicizzazione spinta con soggetti particolari e l'uso del linguaggio naturale, abbiamo visto nelle didascalie dell'immagine, tutto questo per arrivare ad un catalogo arricchito, quindi attraverso link per fare in modo che l'utente possa muoversi tra le informazioni dentro e fuori del catalogo. E speriamo di arrivare al riversamento del materiale fotografico e delle cartoline in ISBN, non tanto per la condivisione delle notizie, perché sappiamo che sono materiali spesso in esemplari unici, ma per ampliare, diciamo, l'utenza, il pubblico che potrebbe accedere a questi materiali. Sarebbe anche bello poter essere poter rendere ricercabili le immagini anche nei meta-opac come Karlsruhe, per poter allargare la ricerca, anche perché ci sono dei segni di riconoscimento, per esempio sulle cartoline, per esempio dei nomi di collezionisti che si ritrovano anche in collezioni di altre biblioteche. Tutto questo per valorizzare il patrimonio iconografico locale. Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie a Mara e alla esperienza che ci ha portato.